La sclerosi laterale amiotrofica imprigiona il corpo in una paralisi progressiva e compromette la muscolatura volontaria. Ma le emozioni e i sentimenti risplendono di una luce ancora più intensa. Aiutiamo i malati di sclerosi laterale amiotrofica a non fermarsi di fronte alla malattia. AISLA. Perché la dignità dei malati non si spenga. Aiutaci! Dal 30 settembre al 14 ottobre, dona al 45505. Si chiama silenzio spezzato l'operazione dei carabinieri per individuare le vittime di stalking e per assicurare alla giustizia chi commette maltrattamenti nei confronti dei familiari. Una squadra speciale seguirà questi reati subdoli che spesso le vittime non denunciano temendo ripercussioni. Quest'anno sono già state arrestate 5 persone per stalking ed altrettante per maltrattamenti in famiglia, mentre altre 3 sono state denunciate. Il fenomeno è dunque in aumento qui nell'Astigiano e i timori che molti non provvedano a denunciare i reati sono più che una certezza. Di qui l'iniziativa dei carabinieri, che sarà anche presentata nelle conferenze pubbliche e alle scolaresche dell'Astigiano al fine di infondere fiducia nelle istituzioni. Anche un vino può fare del bene, è il caso della Barbera d'Asti che anche quest'anno contribuirà alla ricerca contro la sclerosi laterale amiotrofica. Per domenica prossima, 7 ottobre, ed anche per quella successiva del 14, in 100 città italiane il vino principe dell'Astigiano sarà in vendita sulle bancarelle dell'AISLA per la giornata nazionale per combattere questa terribile malattia. L'iniziativa dell'AISLA è promossa in collaborazione con la Camera di Commercio di Asti sotto lo slogan «Il vino, quello buono, sostiene la ricerca». Le bottiglie di Barbera d'Asti di OCG saranno in vendita a 10 euro. Sentiamo. Siamo arrivati alla quinta giornata nazionale sulla SLA. Il 7 ottobre in tutte le piazze italiane ci saranno i nostri volontari dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica con i nostri banchetti, daremo del materiale informativo e con un contributo minimo di 10 euro daremo una bottiglia di Barbera d'Asti di OCG che grazie al contributo della Camera di Commercio di Asti, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, della provincia di Asti, al Consorzio della Tutela dei Vini d'Asti e del Monferrato, quindi ci troverete in tutte queste piazze d'Italia con 10 euro, noi daremo una bottiglia di Barbera d'Asti. Qui ad Asti ci troverete in piazza San Secondo, angolo via Garibaldi. Tutto questo è importante perché in 5 anni il Barbera d'Asti ha aiutato veramente la ricerca. Ci sono stati 5 ricerche essenziali per i malati di SLA. I malati di SLA abbiamo tanta voglia di vivere, i malati di SLA abbiamo tanta speranza e quindi il Barbera d'Asti in questa occasione ci sta dando veramente tanta speranza. Perché quindi venite nelle nostre piazze, prendete il nostro materiale informativo e donate anche attraverso l'SMS solidale. Quindi 45505 a partire già da oggi fino al 15 ottobre, quindi con tutti i gestori di telefonia donerete 2 euro, quindi 45505 mi raccomando per aiutare tutti noi malati di SLA. La Camera di Commercio insieme agli altri enti del territorio ha ritenuto importante sostenere l'attività dell'AISLA, del suo presidente Soverino e del presidente nazionale Melazzini per 2 obiettivi, uno da un punto di vista della solidarietà perché verso persone non fortunate ecco, è un impegno per la ricerca, ma nello stesso momento con la Barbera di OCG fa un'attività di promozione a favore del territorio che è importante, quindi riconosciamo all'AISLA questo impegno anche diciamo oltre alla solidarietà di promuovere il nostro territorio astigiano. E velocemente in chiusura solo più un'ultima notizia: da oggi al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Asti ci sono anche 10 allievi marescialli, fra cui 4 donne provenienti dalla scuola ispettori e sovrintendenti dell'Aquila. Per tutto il mese di ottobre seguiranno un tirocinio ed affiancheranno
nelle uscite i finanzieri astigiani per apprendere le tecniche e le modalità operative, soprattutto della lotta all'evasione fiscale. E con questo, con le notizie dell'Astigiano, è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni. La sclerosi laterale amiotrofica imprigiona il corpo in una paralisi progressiva e compromette la muscolatura volontaria. Ma le emozioni e i sentimenti risplendono di una luce ancora più intensa. Aiutiamo i malati di sclerosi laterale amiotrofica a non fermarsi di fronte alla malattia. AISLA. Perché la dignità dei malati non si spenga. Aiutaci! Dal 30 settembre al 14 ottobre, dona al 45 505